Rieccoci al Totti Patrignani per il secondo tempo della Paspa Pesaro Rugby contro Toscana Aeroporti Medice. Ricordiamo al momento il punteggio sul 7 pari, una meta per parte, e la meta di Soavi per Pesaro con una fortunata ma audace trasformazione di Babbi che ha colpito la traversa per poi il l'ovale entrare fra i pali, e poi invece una meta furba dei Medice che hanno battuto velocemente, hanno sorpreso la retroguardia pesarese da 5 metri dietro la linea. Quindi tutto da fare e da rifare in questa partita, è come se fosse uno 0-0, ecco adesso che inizia quindi il secondo tempo, i toscani che recuperano la palla dopo un attimo di difficoltà. Qualche cambio per i fiorentini mi sembra di vedere. Pesaro invece ancora nessun cambio. E adesso un calcio a uscire per i toscani e si riprenderà con la prima touche del secondo tempo. A favore di Pesaro. Per i toscani vediamo qualche maglietta decisamente pulita come il numero 27 Criffi, che è entrato, poi adesso non siamo nella condizione di leggere gli altri numeri, ma effettivamente due o tre cambi li hanno sicuramente effettuati. Mazzucato invece aspetta ancora un po' per dare fiato ai suoi primi 15. Buonissima la touche, Campagnolo la porta a terra e adesso è Antonelli a suonare la carica al centro, fa qualche metro, bravo, non gli lasciano l'ovale, purtroppo invece l'arbitro legge esattamente il contrario, quindi Antonelli che non lascia l'ovale. Ed è l'interpretazione, a mio parere il placcatore non ha mai lasciato il placcato, però questo è l'arbitro, ha sempre ragione anche quando ha torto, quindi punizione a favore di Firenze, non una punizione regalata, però sicuramente è un fattore che dobbiamo sistemare, i sostegni mancano, non arriviamo sempre puntuali e dobbiamo migliorare in questo, dobbiamo arrivare più puntuali all'appuntamento sul punto d'incontro e portare via tutto quello che c'è da portare via. In realtà in questa occasione sembrava abbastanza puntuale il sostegno, però o non è stato o non è riuscito Antonelli a lasciare l'ovale perché è imbragato ancora dal diretto avversario. Cioè, fatto sta che l'arbitro Masini di Roma ha avuto questa lettura, questa sembrava una touche storta, comunque i Medici la portano a casa avendo la battuta sul primo blocco. Adesso provano a distendersi a sinistra, Martinelli a recuperare l'ovale, è lui che deve calciare, è un buon calcio per lui e quindi si riprenderà con una touche. Una difesa che ha funzionato bene, che non ha boccato al finto penetrante fiorentino, quindi una buona difesa di Pesaro che costringe Firenze al calcio e una buona risposta del nostro estremo che ci riporta all'altezza di metà campo. Ridottissima la touche a 3 per i Medicei. E adesso provano una furba. Buona comunque la difesa dei pesaresi. Probabilmente giocano lì vicino alla racca, infatti così è. Ancora buonissima la difesa di Campagnolo, non gli concede neanche un metro. Davvero bravo Campagnolo in queste due difese. Due placcaggi in successione, ancora una buona difesa lì vicino. Medici che cercano di assorbire la difesa pesarese vicino alla racca e poi adesso che cambiano tutto, ma è bravo Ciuccio, o meglio Marco Martinelli, a prendere la palla al volo e a trovare una ottima touche. Un buonissimo calcio che del nostro estremo che ci riporta nella metà campo avversaria, una buonissima difesa di Pesaro che recupera un buon pallone e costringe l'avversario nella propria metà campo. Altra touche per i Medici che hanno registrato la touche, ma comunque qualche granellino nei loro ingranaggi. Pesaro l'ha messo, si sono costretti addirittura a una ridotta a 3. Sì, è una squadra che comunque gioca spesso queste touche ridotte e queste touche furbe, ecco. E questa volta è uno in avanti da parte dei Medicei e quindi si riprende con una mischia per Pesaro. Sì, una buona pressione, in touche riusciamo a mettere molta pressione all'avversario nonostante loro provino a giocare queste ridotte. E quindi una buona difesa di Pesaro che adesso dovrà concretizzare di più e stare ancora più tempo nella loro metà campo per provare a guadagnare una punizione o a trovare il varco giusto per portare a casa il bersaglio grosso. Fra l'altro facile pensare che fra qualche minuto
Nicola Mazzucato inizierà a pescare nuove forze fresche dalla panchina. Sì, una panchina che vede il ritorno di McCann e per la prima volta l'esclusione di Mokom dal primo 15 titolare, quindi una panchina che comunque ha qualità. E... bravo questa volta Ugolini a tirar fuori un pallone non semplice e bravo Pesaro a ripartire subito, sicuramente le forze fresche messe in campo dai Medicei danno qualche problema a Pesaro in mischia, però ecco, è bravo Pesaro a tirar fuori subito il pallone, Babbi per Soavi, Soavi che è bravo a rimanere in campo, buono il sostegno. Certo, e questo è un placcaggio decisamente pericoloso da parte del numero 27 Crifi ed è bravo l'arbitro Masini a estrarre subito il giallo. Sono un placcaggio molto pericoloso, senza chiudere il placcaggio, solo di spalla, un placcaggio che fa male perché comunque è un placcaggio portato all'altezza del ginocchio, e solo esclusivamente di spalla, giusta la punizione che l'arbitro ci ha concesso e giusto anche il cartellino giallo. In alcune situazioni è possibile anche trovare un cartellino rosso, ecco. Questo non era sicuramente da cartellino rosso, ma sicuramente il giallo è più che giusto. Adesso vediamo San Giorgi a terra, soccorso dal medico e dal fisioterapista, speriamo non sia nulla e che riesca a rialzarsi per portare a termine la partita. Fra l'altro cambio di giornata in panchina a Giacomo Leva, giovanissimo, un prodotto del vivaio pesarese, rientrato dall'Erasmus in Portogallo, dove si è divertito a giocare con una squadra locale, però sicuramente è un ragazzo che dà tutto, ma che ancora non è decisamente pronto per questa Serie A. Ancora un ragazzo un pochino acerbo, ma un ragazzo che non parla molto in quanto fa. Ed ora umile, continua a giocare a testa bassa, a lavorare in attesa di avere qualche spazio in prima squadra. Ma ora bella touche conquistata da Babbi, servirebbe forse un Toti Patrignani un po' più caldo a sostegno della squadra. E comunque adesso Pesaro Rugby in superiorità numerica con un uomo in più. Questa volta la superiorità è in mischia chiusa, mentre prima l'avevamo sui tre quarti. Buona la touche, ben portata a terra da Del Bianco, imposta subito la maul Pesaro. Pesaro che fa metri, Medicei che la contrastano in maniera non proprio corretta. Touche e maul ancora in piedi, avanzante. E maul portata a terra. In qualche modo, non si sa bene non si è capito bene come, esatto. Adesso ancora palla vicino alla rack. Ugolini per Babbi. E adesso palla per Salvi, per Martinelli che va a schiacciare in meta. E Pesaro che sfrutta subito la sua superiorità numerica. Bravo Pesaro a vedere che c'era spazio a largo. Bravi i tre quarti a passare palla di mano in mano. Bravo Erbolini a trovare Salvi. E poi palla per Martinelli finché... i giallorossi non vanno a schiacciare in meta e quindi Pesaro che si porta sul 12-7 e adesso bisognerà vedere la trasformazione. Una buonissima azione di Pesaro, una buona mola avanzante, una superiorità sfruttata al meglio dai tre quarti pesaresi, quindi buono Pesaro, continuiamo così sul piede avanzante fino alla fine, non molliamo niente. È una Pesaro Rugby che sta facendo davvero bene con i suoi tre quarti, non gli si può dire nulla, fra l'altro tante le seconde linee oggi schierate nei suoi tre quarti, da un Martinelli che è rientrato a campionato in corso, a un Fulvi che è rientrato da un lungo infortunio, a un Salvi che ha giocato davvero poco sin qui e quindi davvero bravi. È un Babbi che generalmente gioca estremo ed è qualche partita che si trova a ricoprire il numero ruolo di apertura. Assolutamente, quindi tanto di cappello. È un po' rimodellato, ma che è efficace, che ha voglia di giocare, che sta giocando e quindi complimenti ragazzi, continuiamo così, manca ancora tanto, è iniziato adesso il secondo tempo, dobbiamo tenere fino alla fine e anzi dobbiamo continuare a macinare gioco e a giocare
per prendere molta confidenza anche con e soprattutto ecco la trasformazione di Alessandro Babbi, oggi seconda trasformazione per lui, in questo caso la dea bendata non è servita, perfetto il calcio di punizione Pesaro che si porta quindi sul 14-7. Quindi anche calci non facili, nessuno dei due, questo sulla parte destra del campo, per lui che è destro non è mai un calcio facile. Il primo quasi sulla linea del fuori, quindi due calci messi dentro non facili per niente dalla nostra apertura, quindi un buon piede e un buon gioco. E adesso non bisogna distrarsi come è avvenuto dopo la prima meta, ma bisogna continuare a spingere sull'acceleratore. Adesso Del Bono subito al calcio di rinvio, questa volta palla che rimbalza a terra e questa volta è Agostini a recuperare il pallone e ad andare a terra, bravissimo, davvero bravo, cercava il sostegno, non l'ha trovato e quindi ha mantenuto il pallone, purtroppo la palla va a terra, ma è bravo questa volta Felipe Solari a recuperare l'ovale. Adesso i medici qualche scorrettezza, il guardaline non aiuta l'arbitro e allora è Babbi ad attaccare dritto per dritto, buono il sostegno Fulvio Ugolini, adesso è battaglia vera, sono saltati tutti gli schemi e Pesaro che però deve portare assolutamente un po' di tranquillità e riequilibrare il gioco in campo. È Pesaro che ha la palla in mano e quindi non c'è bisogno di forzare nulla, ma bisogna giocare con calma e riportare ordine. Sì, ci vuole un po' di ordine, di organizzazione, rallentiamo un pelo, mettiamo ancora qualche fase, un buon possesso, organizziamoci bene e continuiamo ad attaccare. Anche perché adesso è Pesaro che si può... Buono Soavi a portare a terra l'ovale, buono il sostegno, palla che deve uscire velocemente. Bravo, buona la carica di Campagnolo, non se lo lascia dire due volte, fa metri. Sì, ma è un Firenze che ci sta rallentando tutti i palloni e ci sta rendendo la cosa un po' difficile. Beh, l'arbitro lo sta concedendo e questa volta è stato un po' lento il sostegno. Pesaro che fa tanta mole di gioco, Medicei che, come forse dici tu... Forse giusto ingresso laterale del nostro numero 4, però un arbitro che forse dovrebbe proteggere un po' di più i nostri punti d'incontro perché sta permettendo forse un pochino troppo alla squadra fiorentina di rallentarci i possessi. Adesso una buona touche per i Medicei, quindi Pesaro deve riordinare le idee e ripartire al meglio. Intanto tutta la panchina pesarese si sta scaldando, vedremo quali saranno le scelte di Mazzuccato. A lanciare le touche per il Firenze di Donna, subentrato al numero 3, vale a dire Fanelli. E adesso è bravissimo Campagnolo a sporcare la touche, rubare la touche, servire adesso San Giorgi, bravo ad andare a terra. E quindi è Pesaro che riattacca ed è Tripodo questa volta a sfondare la porta. Brutta apertura di Fulvi, però Pesaro fa strada ancora con Del Bianco e soprattutto c'è un fallo e quindi Pesaro può rifiatare e andare in touche e guadagnare qualche metro. Ma anche questa volta una decisione un po' dubbia forse dell'arbitro, però fatto sta che comunque questa volta è a favore nostro, quindi una punizione, un'ottima punizione a favore di Pesaro che può respirare e andare nella metà campo avversaria. Adesso buona la touche guadagnata da Babbi. Buonissimo calcio di Babbi, è importante tirare giù questa touche, continuare a mantenere il possesso, macinare il gioco e a provare ancora ad andare a segnare come abbiamo fatto in due occasioni. Volevo ricordare a tutti un Agostini classe 2001 che sta veramente ben figurando in queste uscite con la Serie A, un ragazzo che ancora non ha neanche 18 anni, che sta giocando molto bene, sta mettendo avanzamento, tanta qualità e una gran voglia di giocare. Anche perché non è semplice per un under 18
che milita nel campionato regionale a cui partecipa Pesaro, esordire in Serie A e, diciamolo pure, comportarsi quasi come fosse un veterano visto come ha giocato queste prime partite. Adesso è tripodo ad attaccare, va alto, per lui nessuna paura dello scontro fisico. No, anche perché diciamo che il peso non gli manca. Adesso bravo Antonelli, buono il ritmo. Adesso Pesaro che si... Vediamo se riesce a mantenere la palla dentro. No, buona l'idea in questo caso di Arbolini, se non sbaglio. E forse potevano continuare a giocare alla mano perché poteva esserci, però Pesaro ci sta provando e questo è quello che conta e sta cercando di fare la sua partita, questo senza dubbio. Bene, era forse una decisione dubbia, comunque una decisione ormai presa, passato è passato e abbiamo provato a segnare ugualmente, una palla che probabilmente tornerà nelle nostre mani. Intanto finisce il giallo per i fiorentini, il giocatore rientra in campo, il nuovo entrato, il numero 27. Briffi. Si riprenderà quindi con un calcio da parte dei Medicei. Intanto esce un piccolo sole nel campo pesarese. Giornata non troppo fredda, non troppo ventosa. Presa tranquilla per... Babbi, adesso è Soavi ad attaccare, però passaggio completamente sbagliato e quindi si riprende con una touche per i Medicei. Sì, è importante forse anche tenere il possesso in queste situazioni. È vero che c'era spazio fuori, purtroppo il gesto tecnico è stato sbagliato, però dobbiamo cercare di mantenere il possesso, di tenerlo noi, perché se abbiamo il possesso noi loro non possono fare niente, quindi sarebbe importante mantenerlo. Sì, è un Pesaro che non si deve far prendere dalla frenesia del momento, è in vantaggio, deve mantenere il possesso. Adesso buono Babbi che va a cercare il pallone, non riesce, buono sostegno dei toscani che si distendono e adesso sembra un in avanti ed è Pesaro a provare a ripartire, ma si riprenderà con una mischia a favore dei pesaresi. Buonissima la difesa pesarese, buonissimo il placcaggio dei Nardini, una difesa che non abbocca i finti penetranti fiorentini, che continua a mettere pressione, a recuperare palloni, quindi buona Pesaro, dobbiamo cercare di mantenere noi il possesso e macinare il nostro gioco. Eh sì, è una Pesaro che sin qui si sta muovendo bene, è una Pesaro più viva che mai e che deve continuare a provare a fare il suo gioco, assolutamente sì. La partita ricordiamo che ancora è lunga. Mazzucato ancora non ha fatto nessun cambio, sono passati 16 minuti, quindi quasi 25 minuti al termine di questo primo tempo. Secondo tempo. Di questo secondo partita, tempo. Diciamo. Siamo un po' tesi anche noi, lo ammettiamo. Beh, sicuramente è un momento non semplice per la squadra e per la società stessa, perché comunque 6 sconfitte consecutive non fanno piacere a nessuno, soprattutto una classifica cortissima dove dall'ultimo posto, possiamo dire, al quarto si è tutti nel giro di 10, massimo 15 punti. Sì, è un girone molto molto equilibrato, tutti possono vincere con tutti. Forse Capitolino è l'unica che al momento sta mostrando qualcosina in più delle altre, ma è un campionato molto molto equilibrato e quindi la continuità è importante. Diciamo che queste 6 sconfitte pesano a tutta la società, ma anche a tutti i giocatori che ci mettono tutto in campo. Buona la spinta dei pesaresi, Fulvi che deve tirare fuori il pallone, quello secondo me era un fuorigioco da parte del 9 dei Medicei. Adesso un calcio a rinviare di Pesaro, buonissimo il placcaggio. Pesaro che si deve mettere ordine in difesa. Adesso è Nardini che recupera il pallone, non chiama il mark e allora è Babbi a dover calciare in allontanamento, palla che non esce, quindi Medicei che si possono distendere, vediamo se cercheranno. Reale cerca un altro up and under, palla che rimane abbastanza vicina e che però viene recuperata proprio dai Medicei. Pesaro che fatica a mettere a terra i toscani. E adesso sono i Medicei che provano a distendersi con la loro ala, Martinelli che manca il placcaggio. Comunque Pesaro che porta a terra gli avversari.
e adesso è Pesaro che deve riuscire a chiudere sull'out di sinistra, bisogna assolutamente recuperare e invece sono i Medicei che riescono a sfondare la linea pesarese ad andare a schiacciare quasi sotto i pali, riportandosi quindi sotto per 14 a 12 con una facile trasformazione che dovrà essere, che deve essere ancora eseguita. Sì, facciamo un po' troppi errori di disattenzione, un altro placcaggio sbagliato, ci costano sempre tanto. Fino a qui abbiamo lavorato molto bene, dobbiamo continuare a tenere la testa alta, a tornare nella loro metà campo, continuare a giocare. E basta questi errori banali, perché dobbiamo far basta di farli. In questa categoria non ci sono permessi, ogni errore è punito e come abbiamo visto fino adesso tutte le volte è così, effettivamente è così. Distrazione dei pesaresi e quindi seconda meta di giornata per i Medicei, ora a trasformare il numero 10 dei Medicei Del Bono. Sì, trasformazione non difficile anche se è mancino. E per fortuna di Pesaro la sbaglia e quindi mi dice che rimangono sotto per 14 a 12. Sì, non era neanche facile, lui è un giocatore mancino, dalla parte sinistra del campo è sempre più difficile per un mancino trasformare come per un destro nella parte destra. Però non era troppo defilata, non era troppo defilato il calcio. Adesso Pesaro che dovrà portare subito pressione sul calcio di rinvio, intanto c'è il primo cambio fra le linee dei pesaresi, entra l'esperienza di Alberto Galdelli ed entra Felipe Solari che ha giocato davvero una buona partita. Sì, entra il nostro Galdo, giocatore che è qui da sempre, che ha fatto la Serie C, la Serie B, la Serie A, giocatore di grande esperienza pur non avendo tanti chili addosso, è un pilone sinistro molto tecnico e che fa della tecnicità la sua arma migliore. E intanto un cambio anche nelle fila dei Medicei. È entrato comunque con... ottima, veramente ottima prestazione del nostro Solari. Esatto. Sì, un cambio in prima linea per i Medicei, esce il numero 16, entra il numero 2, quindi cambio sul tallonatore. Pesaro che deve portare subito il placcaggio lì. Vediamo se calcerà, esatto, Del Bono calcia. Retroguardia pesarese comunque attenta con Martinelli a recuperare al volo, porta subito l'attacco come ama fare. Buono il sostegno dei pesaresi, Pesaro dentro la metà campo dei Medicei. E adesso è Pesaro che prova ad attaccare, a distendersi. Buono, San Giorgi entra dritto per dritto senza alcuna paura. Raccoglie Campagnolo. Palla per Tripodo. Prova a entrare. Fa metri però purtroppo lateralmente. Poco il guadagno. E buono Colofai a vedere lo spazio e buono Soavi a recuperare il pallone per San Giorgi, palla che rimane in campo, buono Martinelli, durissimo placcaggio su di lui da parte di Bottacci, speriamo non si sia fatto nulla. Da come ho visto una botta in testa probabilmente, Bottacci veramente fisicamente è devastante a questi livelli. Importante. Adesso Martinelli fortunatamente si rialza senza troppi problemi. Adesso è Pesaro che deve mettere ordine, che deve tornare ad attaccare come sa fare. Palla per Babbi. Babbi braccato. Però palla a terra, il placatore non prova neanche a rotolare, l'arbitro non fischia nulla. Del Bianco dritto per dritto, stavolta ci prova lui, guadagna un metro. Adesso è Pesaro a giocare nello spicchio di sole, Nardini che prova a rientrare, metri per lui, bravo, l'importante è mantenere il pallone, palla a terra, Pesaro che guadagna metri,
Babi per Del Bianco a impatto senza paura, non rotolano i placatori, no, l'arbitro non lo fischia mai. C'è un po' di tutto, ecco. E adesso Erbolini a saltare ancora una volta il placcaggio, De Pesaro che porta una buona pressione, Babi a terra. E vediamo, palla contesa, palla comunque ancora per Pesaro. Antonelli per Campagnolo, che riesce a superare il primo placcatore. Ancora non lascia mai, il placcatore non lascia mai il placcato. E così è davvero difficile giocare. Buono San Giorgi, addirittura l'arbitro Masini vede tutto il contrario e consegna l'ovale ai Medicei per palla trattenuta. Così è davvero difficile giocare, in effetti, perché... Però stiamo giocando, stiamo provando a imporre il nostro gioco, stiamo giocando bene e dobbiamo ancora essere più puntuali sui punti d'incontro, arrivare con il sostegno a portare via di più l'avversario, perché gli permettiamo un pochino troppo probabilmente. E adesso un cambio nelle file di Pesaro, quindi entra Mocom per Martinelli, va Nardini come tu prima avevi predetto a estremo e Salvi che si sposta all'ala. Prima panchina per Mocom, speriamo che oggi appunto possa essere per lui di stimolo per fare bene in quest'ultimo scorcio di partita. Un quarto d'ora alla fine del match. Diciamo che è discussione di decisioni discutibili da parte dell'arbitro, che però ha quel metro di giudizio per entrambe le squadre, quindi non si può dire niente, sia per noi che per loro ha lo stesso metro, e quindi è proprio un suo modo di interpretare la partita. Ed ora vediamo, entra un altro beniamino del pubblico di Pesaro, Marco Sanchioni, entrato se non sbaglio per Diego Antonelli, il numero 8 della Paspa Pesaro Rugby. Sarà quindi interessante vedere anche chi andrà a 8 in quest'ultimo scorcio di partita. Serve davvero tutto in quest'ultimo quarto d'ora per i pesaresi, nessuno che si deve risparmiare neanche per sbaglio per portare a casa appunto la vittoria. Adesso Tuscia 5. Ben portata a terra dagli avversari, buono il placcaggio di San Giorgi, la porta trova decisamente la porta chiusa del Bono. Adesso serve tanto tanto ordine in questa difesa, non serve il fallo ma serve una Pesaro Rugby attenta. Salvi, presa sicura per lui. Buono sostegno, riorganizziamo con calma. Adesso altra carica di San Giorgi, per lui una partita davvero importante. Sì, lui fa del gioco aperto la sua arma migliore, è un giocatore molto mobile che sta facendo vedere che... E qui c'era un fuorigioco che l'arbitro non ha visto, buono comunque Fulvi a mantenere il possesso. E adesso è Del Bianco ad andare all'impatto. E adesso Campagnolo. Non rotolano mai, ancora un giocatore che non rotola, l'arbitro concede un po' troppo. È davvero difficile giocare così con Medicei che rallentano continuamente il gioco. Adesso è Colofai ad andare all'impatto. Scusate, un pensiero ad alta voce. E adesso è Agostini a suonare la carica, nessuna paura per lui, ottimo sostegno di San Giorgi e una Pesaro Rugby che fa metri e l'arbitro che però sancisce il doppio movimento di San Giorgi e quindi da fallo. Probabilmente non lo era doppio movimento perché era appena caduto a terra, però Medici che ripartono subito e quindi Pesaro che si deve riorganizzare velocemente per non commettere errori banali come nel primo tempo. E adesso Medici che si distendono sull'out di sinistra,
e c'è un calcio di punizione però per i Medicei. Vabbè. Un vantaggio decisamente lungo, comunque l'arbitro quello, effettivamente. Un vantaggio ha fischiato sull'altezza di 10 metri da metà campo fiorentina, che poi non è stato concretizzato addirittura quasi sui 22 pesaresi, quindi effettivamente un vantaggio forse un po' troppo lungo, però fatto sta che questa è stata l'interpretazione dell'arbitro. Dobbiamo mettere a posto qualcosina, dobbiamo tornare di là e giocare di là, perché quando giochiamo facciamo male. Eh sì, però per giocare bisogna avere la palla in mano, quindi è necessario recuperarla quanto prima. E adesso ho una touche per i Medicei. Il cambio di D'Antonelli era temporaneo, Sanchioni infatti sta rilasciando il campo, è rientrato Diego, era un cambio temporaneo per sangue. Vediamo se Pesaro riuscirà a rubare questa touche. Sembra decisamente storta e l'arbitro lo vede. E quindi si riprenderà con una touche per Pesaro. O mischia, dipende cosa decidiamo di fare. Vediamo cosa sceglie Pesaro e sceglie proprio la mischia. Vai. Ultimi 10 minuti, vediamo se Mazzucato farà entrare ancora qualcuno dalla sua panchina. Vediamo un Tripodo che sta giocando tutta la partita e sembra avere ancora energie, viste le ultime sgroppate che si è fatto in mezzo al campo, andando a fare a sportellate con i Medicei, che dalla loro sicuramente hanno tanti chili e tanto fisico. Sì, è comunque una squadra che sta provando a giocare fino alla fine, e non abbiamo niente da perdere, è una partita che dobbiamo portare a casa e quindi questo è giusto fare. E adesso un buon calcio, ottima la pressione, vediamo Mokom arrivare sul suo diretto avversario. Questo è un placcaggio sbagliato in maniera decisamente grossolana, però Pesaro si deve riprendere, deve subito mettere ordine nella sua difesa. Attaccano subito vicino alla mischia e adesso è Pesaro che deve difendere bene al largo. A mio avviso anche un passaggio in avanti, ma sembra che l'arbitro infatti l'abbia visto e abbia fischiato l'avanti. Un attimo di pausa in questa partita dovuta all'avanti appunto dei Medici, si riprende con una mischia per Pesaro. Vediamo un po' la mischia come si comporterà. L'arbitro richiama ancora una volta le prime linee. Una pausa di gioco decisamente lunga. Tra l'altro siamo entrati negli ultimi 10 minuti, mancano 7 minuti e mezzo alla fine. Forse un dito. Esatto, problemi alla mano per Galdelli, pilone sinistro. Intanto si è tolto la canotta per entrare anche McCann. Vediamo se entrerà al posto di Galdelli o al posto di Tripodo. Entra proprio al posto... No. Sì. Pacche sulle spalle per Galdelli ed è proprio lui a uscire. Partita sfortunata per lui, è entrato in questo secondo tempo e a sua volta è dovuto essere sostituito. Antonelli che si risistema il cerotto. E quindi toglie il cerotto completamente, evidentemente aveva un po' di fastidio. Tutti pronti per questi ultimi probabilmente 10 minuti, perché in questa pausa sicuramente il tempo è stato fermato,
e quindi effettivamente il tempo effettivo ce l'ha solo l'arbitro. Comunque mancheranno all'incirca 7-8 minuti, credo. Forse qualcosa di forse più. Forse qualcosina in più. 10 adesso, minuti più o meno alla fine della partita. Adesso prima linea ancora più pesante per Pesaro, con McCann a sinistra e Tripod a destra. Vediamo come risponde, sembra bene e sembra, questo poteva essere anche un fallo per Pesaro. Palla per Mocom che prova a sfondare al centro, non riesce ma sicuramente fa tanti metri, provano a tenerlo su ma alla fine va a terra, quindi palla per Pesaro. Adesso è Del Bianco che potrebbe aprire ma preferisce andare a terra, palla per Erbolini, buono sostegno, Fulvi, Ugolini che non raccoglie, quindi Ecolo fai a raccogliere prima ed è un buon calcio di punizione per Pesaro. Davvero buona questa giocata di Willy, una giocata di esperienza, visto che tardava il pallone ad uscire ed è stato lui allora a prenderlo, a raccoglierlo e a guadagnare addirittura questo calcio di punizione che è ossigeno puro in questo momento della partita. Sì, una buonissima prova del nostro Willy, una prova di grande sacrificio, tanti palloni portati avanti, tanti placcaggi fatti, rack fatte, quindi una buonissima prova del nostro veterano. E adesso un buon calcio di Alessandro Babbi, quindi Pesaro che guadagna metri, adesso sarà al lancio San Giorgi, Pesaro che si sistema in touche. Una buona percussione del nostro Mocom in mezzo al campo prima, tanti metri guadagnati. Adesso altro bel lancio per Del Bianco che porta a terra il pallone. Una Mol che fatica ad avanzare ma piano piano qualche metro lo fa. Mol che è ancora in piedi. L'arbitro che lascia giocare. Medici che entrano in maniera importante in Mol, guardaline che non segnalano nulla, ma tant'è, si continua a giocare e alla fine addirittura l'arbitro sancisce il cambio di gioco e palla per i Medici. Sì, forse qualche ingresso laterale, con fatto sta che la nostra Mol non stava avanzando, forse era meglio provare a tirare fuori il pallone e cercare spazi da altrove, ecco. Sì, lì deve essere. La nostra esperienza e lucidità a fare una decisione diversa quando vediamo che la Mol non avanza e l'arbitro già ha chiamato il primo stop, dobbiamo provare a cambiare qualcosina. E questo però, come hai detto te, forse è un peccato proprio di inesperienza, visto che Mediano e Fulvi, giovanissimo, e forse ancora non ha pienamente le redini di questa mischia. Sì, è un peccato di esperienza e di lucidità. Ricordiamo che per un mediano di mischia giocare tutta la partita è molto difficile perché è uno dei giocatori che corre di più in mezzo al campo, quindi quando arriviamo su questo minutaggio inizia a essere un po', la lucidità inizia a mancare, quindi esperienza insieme alla lucidità ha fatto sì che di commettere questo errore. Buona la mischia, tiene se non addirittura avanza, infatti qualche problema per i Medicei, però alla fine la palla riesce ad uscire, Medicei che si distendono sull'out di sinistra e adesso però arriva buono il placcaggio, subito prova il recupero, Pesaro forse non riesce, però è buona la difesa. Ha recuperato il pallone, invece è un possesso che rimane per i fiorentini. Però difesa decisamente buona. Un'inferiorità numerica, una buona scalata difensiva, il buon placcaggio portato raddoppiato, quindi buona difesa per Pesaro. Adesso l'importante è non fare falli. Si gioca vicino alla rack e si riprende con una mischia per i Medicei. Sì, il nostro Campagnolo ha provato in tutti i modi a togliersi da lì, però lo tenevano dentro, quindi palla ingiocabile, una mischia a favore di Firenze. Partita che si allunga ancora, Masini chiama ancora tempo, quindi si ferma il tempo. Ricordiamo che nel rugby si gioca 40 minuti per tempo e il tempo è filato salvo particolari chiamate dell'arbitro che decide di bloccarlo. Sì, sono 40 minuti di gioco effettivo, quindi se c'è qualche problema di intervento medico o qualche problema di quel tipo lì, e l'arbitro decide di fermare il tempo e quindi non si perde tempo, non c'è recupero, sono 40 minuti effettivi di gioco.
si riprende con una mischia in favore dei Medicei. Pesaro dovrà provare a farla sua e soprattutto Pesaro dovrà mantenere ordine nella sua linea difensiva per mettere in difficoltà e non concedere nessuno spazio ai toscani. Sì, dovrebbe fare particolare attenzione sulla parte del nostro primo sinistro e del loro destro, perché a mio avviso c'è qualcuno che stappa, che impedisce l'avanzamento avversario. Buona la mischia pesarese, però riescono i toscani ad uscire ed escono proprio con Bottazzi. Babbi che vola via, però Pesaro deve subito rimettere ordine nella sua linea difensiva. Manca davvero poco alla fine di questa partita, non si può concedere nulla agli avversari. Sono i Medici che attaccano sempre vicino alla rack. E adesso è Pesaro che deve recuperare sull'out. Buono Salvi, sì. Pesaro però non deve commettere errori. Se non sbaglio, un pallone recuperato, buona difesa. Bravo il placcaggio, un buon recupero. Tanta aria per noi. Arbitro che fischia. Non si sa cosa sia successo. Da qua è praticamente impossibile capire cosa sia successo. Mi sa che il guardalinea ha chiamato l'arbitro a sé, si vede che è successa un'irregolarità. Esatto, il guardalinea che parla con l'arbitro, speriamo che Pesaro non abbia commesso nessuna scorrettezza, visto che aveva la palla in mano. Sì, ed è veramente difficile capire cosa si stiano dicendo, però sembra che la punizione sia contro Firenze a favore di Pesaro. Visto che punizione a favore, c'è stato forse un muro, ma non si è ben capito. Comunque il numero 6 ha chiesto scusa, evidentemente ha fatto un fallo involontario, comunque ha messo qualche antigioco. Se non altro Pesaro può rifiatare, può guadagnare qualche metro importante. Vediamo che però la palla non esce, errore grossolano da parte di Babbi. Pallone che va dopo la bandierina, che quindi si riprenderà con una touche a favore di Firenze all'altezza del calcio. In questi casi meglio una touche un po' più vicina. Una touche sicura che ne è una touche lunga, però purtroppo ormai è fatto, e quindi dobbiamo riconquistare il pallone, una mischia che deve riconquistare il pallone, un arbitro che deve fare più attenzione alla mischia chiusa, perché di qua secondo me qualche problemino c'è dal nostro lato. Fatto sta che ha stappato più volte l'arbitro, non ha mai fischiato nulla, non credo che inizierà a farlo adesso. Esatto. Beh, comunque è anche giusto, se il pallone è disponibile, la mischia è stabile, non c'è un netto avanzamento, è anche giusto farlo giocare, quindi. Secondo il nostro cronometro abbiamo già superato il 40°, però il cronometro a cui fare riferimento è assolutamente quello dell'arbitro Masini. Adesso è Bottazzi ad attaccare centralmente, Pesaro deve fare precisa guardia, mettere a terra quanto prima i diretti avversari. Grillo talpa da parte di Pesaro, però l'arbitro non la pensa alla stessa maniera, quindi palla ancora a disposizione dei Medici. Un arbitro che per ambi i lati dà molto tempo per liberare il pallone, quindi prima di fischiare lascia parecchio spazio. Adesso auto di sinistra, dove bisogna stare molto attenti. Bottazzi che fa qualche metro, fortunatamente portato subito a terra. Gran ball carrier quel giocatore, tanti metri in avanzamento per lui. Molte adesso bravo per Pesaro, una buona difesa che deve continuare a reggere, una grossa. E adesso serve l'inferiorità numerica a sinistra, Pesaro deve riuscire a raggiungere, forse palla recuperata, sembra da Tripodo, pallone recuperato da Tripodo. E adesso quindi palla fuori ed è Pesaro che porta a casa la partita, vittoria per 14-12, nessuno si aspettava effettivamente così vicino il fischio finale, ma era la vittoria che ci voleva, c'è poco da fare, sì, Pesaro. Ci voleva, è tanto ossigeno, una squadra che è ultima in classifica, che rimane lì, tanto ossigeno per noi, una vittoria importante che ci permette di rialzare un pochino la testa, tanto carattere, tanta voglia di giocare, questo è il nostro rugby, tanto
E quello che dobbiamo fare è questo, fino alla fine, mai arrendersi, giocare fino alla fine, fino all'ultimo minuto e fare vedere che abbiamo gli attributi per rimanere qua. E soprattutto non dimenticarsi che questo è il campionato in cui Pesaro si deve salvare e dovrà giocarsela probabilmente fino all'ultimo per portare a casa e raggiungere l'obiettivo. Serve una Pesaro Rugby come quella che si è vista oggi, una Pesaro Rugby in grado di ribattere colpo su colpo agli avversari, quindi ringraziamo tutti, una Pesaro Rugby che finalmente rialza la testa dopo 6 sconfitte consecutive e che può tornare a riprendere fiato. Adesso una pausa in campionato dove non dovrà distrarsi ma continuare a lavorare duro e poi si tornerà nuovamente in casa contro il Perugia. Intanto diamo spazio alla pubblicità e poi ci rivediamo per le interviste.